Maria sia la stella che vi rischiari il sentiero, vi mostri la via sicura per andare al celeste Padre. Essa sia quale ancora a cui dovete sempre più strettamente unirvi nel tempo della prova. Pace e bene, fratelli e sorelle. Maria sia la stella che vi rischiari il sentiero, vi mostri la via sicura per andare al celeste Padre. Essa sia quale ancora a cui dovete sempre più strettamente unirvi nel tempo della prova. E Cleonice Morcaldi, una delle figlie spirituali di Padre Pio, una delle ultime figlie spirituali, chiede a Padre Pio, fa delle domande a Padre Pio. E la Santissima Vergine assiste alla vostra messa. Padre Pio con spontaneità le disse: e credi tu che la mamma non si interessi del figlio? E dove si mette? E Padre Pio: ai piedi dell'altare, come era ai piedi della croce. Avendo appreso poi che nella messa il Padre soffriva tutto il Calvario, tutto quello che Gesù ha sofferto nella sua passione, questa figlia spirituale chiese ancora: nel momento in cui Gesù disse «Donna, ecco tuo figlio», voi che dite? A lei dico: «Ecco i tuoi figli, che bello!» Ci presentava a lei tutti quanti. «Perché vedo tutti i figlioli miei come in uno specchio». Padre Pio ha sempre pensato ai suoi figli spirituali. Ha sempre raccomandati, ha sempre raccomandati al Signore e ci raccomanda al Signore ancora. Tutti quelli che noi lo amiamo, che gli vogliamo bene, che lo vogliamo seguire, nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre debolezze, ma vogliamo seguirlo, affidiamoci a questo Padre amoroso. È Lui che ci fa, che ci porta ad amare di più Gesù, la Madonna. È Lui, fratelli e sorelle, che fa questo per noi. E il Signore, scrive Padre Marcellino, ha permesso che qualche fortunato figlio spirituale potesse vedere con i propri occhi questa meravigliosa realtà. Pensate, che bello. Oggi ci sono figli spirituali di Padre Pio che sono servi di Dio, che sono servi di Dio, alcuni già santi anche. Questo perché hanno seguito questo Padre sulla via della santità, ma soprattutto l'hanno obbedito. L'hanno obbedito quando lui esortava i figli spirituali a non tralasciare mai la recita del rosario, a stare attaccati a Maria. Ma voi pensate che bello, quando noi recitiamo il rosario, che cosa avviene? Avviene quello che è avvenuto quella prima volta quando l'arcangelo Gabriele saluta Maria. Ti saluto Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra tutte le donne. E noi per 50 volte diciamo Ave Maria, cioè ti saluto Maria, piena di grazia, il Signore è con te. La Madonna gioisce, esulta ancora una volta per le parole che noi le rivolgiamo come le rivolse l'Arcangelo Gabriele quella prima volta. Ecco perché Padre Pio ci teneva tanto ad amare la Madonna, a non lasciarla mai, a supplicarla sempre, ad invocarla sempre. Ecco, se noi siamo davvero furbi, furbi, perché questa è una furbizia santa, non lasciamo la devozione alla Madonna. Lui diceva, la vera devozione alla Madonna è quella dell'imitazione. Imitiamola. Pace e bene a tutti.